Ecco come ha reagito la polizia ucraina domenica scorsa, picchiando selvaggiamente alcune persone che stavano protestando pacificamente, fra di loro almeno un giornalista. La tensione era al massimo, dopo che alcuni provocatori erano arrivati con delle ruspe e avevano minacciato di travolgere i soldati che proteggevano il palazzo del governo. Molti di loro erano soldati di leva, richiamati da altre regioni. I reparti speciali, invece, si tenevano a debita distanza. I familiari delle persone arrestate hanno dato una conferenza stampa alla sede dell'agenzia Interfax. I loro congiunti rischiano condanne fino a 7 anni, con accuse gravissime come attentato all'ordine costituzionale. Così la moglie di un arrestato. Mio marito e un amico erano lì per sostenere la gente che protesta e sono stati arrestati. Sono stata in ospedale e non mi hanno fatto vedere il mio ragazzo, che era in stato di fermo. Gli arresti sono stati decine. Almeno 9 persone sono già state processate e condannate a 2 mesi. Alcuni degli arrestati sono ancora in ospedale per le ferite riportate.